Siamo tornati al museo, all'esposizione qui al Castello di Legnano, dove fino a ottobre c'è la possibilità di ammirare costumi e altri oggetti di palio riferiti al mondo degli animali. Siamo con Alessio Francesco Palmieri Marinoni, che è il professore che ha curato, il nostro amico storico che ha curato questa mostra, e la prima domanda che viene spontanea è: perché questo riferimento agli animali, Alessio? Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e grazie. Il riferimento al mondo degli animali è duplice. In prima battuta perché la simbologia legata al mondo zoomorfo e in generale a tutto il mondo degli animali e la raffigurazione del creato è un tema, oggi diremo un topic, interessante e ovviamente estremamente presente in tutta la produzione artistica medievale. Parliamo dalla caduta dell'impero romano, ma ovviamente sono temi già presenti nell'epoca antecedente, sino a tutto il Medioevo e quasi fino al Rinascimento. Quindi c'è un'attenzione particolare a quello che è l'elemento animalesco e in particolare alla simbologia nella creazione degli abiti. Il riferimento a determinate tipologie di animali corrisponde a un'iconografia specifica, a una simbologia, quindi a virtù, a qualità che l'animale stesso possiede, che vengono riportate sulla persona che indosserà quel simbolo. Quindi è un elemento storicamente interessante. In seconda battuta, all'interno delle collezioni del Palio di Legnano, l'elemento zoomorfo è estremamente presente. Noi abbiamo elementi legati al creato già a partire dagli abiti degli anni 30 per arrivare fino ovviamente alle creazioni recenti. La cosa interessante sarebbe capire quanto di questo mondo fosse presente anche nei primissimi abiti, che ricordo sono quelli tra il 1876 e il 1932. Purtroppo lì abbiamo pochissimi riferimenti, però verosimilmente erano presenti anche lì. Ecco, se il visitatore accede all'esposizione, tre elementi da osservare assolutamente, tre. Tre è un po' difficile. Allora, sicuramente... Facciamo cinque. Sarebbero da osservare tutti, a dire la verità, perché è una mostra con pochi oggetti esposti, ma ogni oggetto ha il suo significato ed è stato studiato appositamente. Sicuramente in esposizione abbiamo un lucido con un disegno da ricamo della famiglia Turri, siamo nel 52, è uno dei lucidi più antichi che abbiamo. Poi abbiamo dei frammenti tessili molto interessanti, perché sono gli esempi di ricostruzione di tessuti sciamiti o comunque di produzione e manifattura bizantina, che sono stati realizzati appositamente dalle contrade negli ultimi anni. E poi ovviamente i quattro abiti esposti, perché abbiamo un abito di benvenuto più tre abiti che vi raccontano appunto l'evoluzione iconografica del tema zoomorfo all'interno degli abiti. Io erroneamente ho definito il primo vestito che si vede accedendo all'esposizione molto semplice, quello della castellana Mietta Favari. Non è così. Allora, premesso che nessuno degli abiti del Palio è semplice, ma la progettazione è estremamente complessa, ma così come la fase di realizzazione sartoriale, il primo abito che vediamo, che è del 1976, indubbiamente è estremamente complesso in una prospettiva tecnica. Tenuto presente che abbiamo due tipologie di lavorazioni complesse, perché una tessitura manuale, vuol dire quindi con un telaio antico azionato solo tramite il movimento della persona, con una tessitura rarissima, siamo più o meno nel 1927, manifattura Lisio di Firenze, quando all'epoca si trovava ancora a Milano. E abbiamo una seconda tipologia di manifattura di matrice olandese che è estremamente interessante anche quella. La difficoltà tecnica di questo abito quindi sta sia nella tessitura del tessuto, che è una ricostruzione, adesso viene definito il tessuto Leoni, è un tessuto bizantino del 1220 più o meno, questo è il tessuto più antico trovato recentemente, alla quale si sommano però difficoltà da un punto di vista sartoriale, di costruzione modellistica. Io continuo a ripetere che se vuoi vedere davvero i nostri costumi, le nostre armi, devi venire qui, perché in sfilata, quando ti passano davanti gli sfilanti, non riesci a cogliere tutti questi elementi che sono straordinari. Cioè stiamo parlando di costumi che sono davvero una ricostruzione storica fedelissima del passato.
Concordo pienamente. La sfilata ha un obiettivo diverso che quello come veniva già identificato nel 1935. La sfilata doveva dare l'impressione di portare il passato nuovamente in vita, immergere il visitatore, lo spettatore in quella che era la realtà storica del XII secolo. Ovviamente questo aspetto rimane ancora oggi, con tutte le evoluzioni che sono corse nell'ultimo secolo, ma ovviamente per vedere e per apprezzare gli abiti bisogna sfruttare queste occasioni che sono delle mostre tematiche di studio. Tengo a precisare che per questa mostra abbiamo avuto il prezioso contributo dei nuovi partner scientifici che sono la Fondazione Lisio e in particolar modo della professoressa Marabelli, la professoressa Miazzo, la professoressa Settimini e la professoressa Carla Marinoni. Quindi venendo al castello il visitatore può vedere da vicino quello che oggettivamente, obiettivamente in sfilata non si può vedere perché siamo almeno a 3 metri di distanza, quindi è un'occasione preziosa. Un'occasione che ricordo fino a ottobre, al sabato pomeriggio e alla domenica tutto il giorno. Grazie ad Alessio Francesco Palmieri Marinoni, il nostro storico, il nostro professorone di costumi. Ti ringrazio davvero Alessio sempre per queste lezioni che ci dai e diamo l'appuntamento ai nostri lettori, ai legnanesi, perché vengano a vedere questa esposizione. Vi aspettiamo ovviamente al castello e grazie a voi e grazie a tutti per sempre l'attenzione che dedicate alle mostre della Commissione Costumi. Ciao a tutti, ciao!